sono molto contenta stasera di ospitare questa presentazione del libro di Giovanna Tamaki. La voce maschia di Giovanni, di mezzo tono più alta del solito, riempì la stanza. Buongiorno! Che non era un vero e proprio saluto, ma piuttosto la traduzione dell'intima imprecazione: ehi, pezzo di rincoglionito, piantala di leggere fesserie e dammi retta che non ho tempo da perdere.